Ciao, bentornati nel canale e benvenuti in un nuovo video. Finalmente il tanto atteso What's in my bag. Questa qui è la nuova arrivata e penso sia la mia borsa preferita in assoluto tra tutte quelle che ho, nonostante ne abbia tante e siano tutte bellissime, però questa veramente, cioè penso le superi tutte. È in vera pelle, labbra rose ovviamente, le mie borse ormai sono solo labbra rose. E niente, quindi volevo farvi vedere cosa c'è all'interno. Non l'ho riempita, cioè l'ho riempita tanto, però non penso di utilizzarla così riempita. Qualcosina la toglierò, però per farvi capire quanto è capiente l'ho riempita abbastanza. Penso che prossimamente farò anche un altro video con un'altra borsa che adesso vi faccio vedere. Vorrei realizzare la stessa tipologia di video, però in versione work, quindi back to work, con tutto ciò che utilizzo nel mio lavoro all'interno della borsa, anche perché la sto utilizzando tanto in questi giorni e vorrei farvi vedere. Invece questa qui è una classica borsa che utilizzo per uscire e sto utilizzando oggi per andare in centro, quindi vi faccio vedere tutto quello che c'è all'interno. Penso che cambierò inquadratura, così vi faccio vedere proprio l'apertura e quello che c'è dentro, come è posizionato. Su Instagram vi ho chiesto nelle storie quale fosse l'oggetto che nelle vostre borse non manca mai, non deve assolutamente mai mancare, e devo dire che sono cose comunque sempre comuni, non c'è stato nessun oggetto strano che secondo me vedrete nella mia borsa, anzi inseriremo insieme. Vi lascio al video e iscrivetevi al canale se vi fa piacere, se vi piace il video lasciate un like e seguitemi su Instagram, dove sono molto attiva quotidianamente e parlo un po' di shopping, di lavoro, unboxing vari, quindi se siete curiosi, vi piacciono queste tipologie di video, allora seguitemi. Ok, l'unica inquadratura più decente che sono riuscita a fare in poco tempo è questa, quindi vabbè, vi faccio vedere. Intanto l'apertura è così, quindi si apre in questo modo, poi si apre da qui e qui. Questo è l'interno della borsa. Adesso usciamo piano piano tutto e una volta uscito tutto metteremo un altro oggetto che adesso vedrete. Allora, intanto fazzolettini, carica batterie, AirPods, portafoglio. Il mio portafoglio al momento è molto piccolo. Ho preferito acquistare questo qui di Moero, che praticamente ha la zip qui per le monete. È veramente molto piccolo, si apre in questa maniera. Qui, vabbè, ci sono i soldini e qui si possono inserire appunto i soldi, poi qui ho dei bigliettini da visita e poi si apre in questo modo. Ok, qui ci sono tutte le carte, sono contenute qui dentro. È veramente molto carino, molto comodo. Mi sono innamorata di questo portafoglio perché in tutte le borse piccole è perfetto e anche in quelle grandi si risparmia tantissimo spazio, quindi posso mettere altre cose. E poi una mascherina, poi in questa zip qui all'interno ci sono contenute le mie chiavi di casa, il portachiavi di Malta che mi sono comprata nell'ultimo viaggetto. Adesso faccio vedere, eccolo qua, molto carino. Quindi rimetto all'interno le chiavi, prendo la pochette. Questa qui è una pochette che mi è stata realizzata da una ragazza su Instagram che ha la pagina che si chiama Nostalgia. Ok, adesso vi metto il nome casomai, perché comunque non ricordo esattamente come si chiama il profilo. È fatta in questo materiale tessuto bellissimo, morbidissimo, sofficissimo. Ne ho due, ne ho anche una nella versione big, questa qui è piccolina. All'interno è plastificata, così all'interno potete mettere qualsiasi prodotto che magari se si rovina, cioè se si apre non succede nulla, non macchia e si può rilavare veramente facilmente. Allora, all'interno cosa abbiamo? Cerotti, la soluzione per le lentine, cioè le lacrime artificiali, uno specchietto con le lucine a LED, non riesco a farvelo vedere qui, beh comunque le lucine, poi una bustina di Oki Task. Io soffro di mal di testa, quindi è sempre essenziale per me avere in borsa
mi abbasso un pochino così mi vedete. È sempre essenziale per me avere in borsa Loki. Poi questo qui è un magnesio. Poi altri cerotti. Poi metto sempre il rossetto o il gloss o la matita in base a quello che utilizzo. In questo caso oggi ho utilizzato la matita labbra 02 di Vrochet e il gloss nuovo che uscirà prossimamente. Questo qui è trasparente e l'effetto è super rimpolpante, bellissimo. Ho questo profumino solido. Ok. Poi questo qui che è molto molto carino, preso da Tiger, cioè mi è stato regalato, è fatto per pulire le unghie, mi è molto comodo, lo utilizzavo semplicemente a casa ogni tanto, però adesso che le ho molto più lunghe preferisco avercelo. Attenzione, la mia compagna è intero germina e se non sbaglio non c'è nient'altro. Poi comunque questa pochette la utilizzo per metterci veramente di tutto, quindi in base al giorno, quello che mi va, che mi serve da mettere all'interno, la metto all'interno. Quindi il contenuto della borsa è terminato? No, non è terminato, manca il gel igienizzante. Allora questo qui è una novità in casa di Vrochet, fiori di campo ed erica, è bellissimo, sta per terminare, quindi appena termina penso che metterò quello lì al cocco. Adesso lo faccio vedere al volo. Appena termina metterò questo qui al cocco, molto molto bello, anche questo super profumato. Quindi adesso risistemo la borsa e vi faccio vedere una cosa che metterò all'interno della borsa e rialzo qui i treppiedi così ve lo faccio vedere. Rieccoci con la borsa da richiudere e prima di chiuderla vi faccio vedere un oggetto che ho scoperto su Instagram e penso che sarà super essenziale, ancora non l'ho provato quindi non so dirvi. Allora su Instagram vi avevo chiesto cosa pensavate fosse e avete risposto in tanti antistress, perché in effetti sembra una pallina antistress, caramelle gommose, non ha risposto nessuno, ed è una pallina in silicone che mantiene la borsa pulita. Adesso la apriamo insieme. L'ho scoperto tramite una sponsorizzata, mi sono incuriosita subito perché sono strafissata, cioè proprio una passione incondizionata per le borse, quindi ho detto no, devo assolutamente provarlo. E c'era allora l'ho visto dal sito, però poi sono andata a prenderli su Amazon e c'era un set da 3. Questa qui è la pallina e ho scelto quella igienizzante, perché ci sono diverse versioni che hanno diverse funzioni. Io ho scelto quella lì che principalmente mi interessava eliminare i batteri e comunque igienizzare la borsa. Sì, ne elimina il 99,8% di batteri, scritto qui all'interno. Sinceramente al momento, ok, forse si schiaccia per aprirla. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, questa qui è la pallina, fa un po' impressione, sembra tipo uno slime. Ok, per andare a lavarla poi si preleva e si va a risciacquare e si fa asciugare e poi la si rimette qui dentro, praticamente raccoglie tutte le briciole, la sporcizia, cioè fantastica. Non vedo l'ora veramente di sapere come funziona, cioè se effettivamente mantiene la borsa pulita. Certo è buono utilizzarla in borse che si utilizzano tutti i giorni, quindi sicuramente la metterò in quella del lavoro che magari è più utilizzata, però cioè, penso che farò cambi e scambi, tipo la prendo e la butto. Vi lascio anche qualche video se riesco a scaricarlo e mettervelo qui, diciamo della funzione effettiva, se non avete capito bene dalla mia spiegazione, perché ci sta che magari ho spiegato un po' così a caso, anche perché sono in ritardo, in realtà questo video lo dovevo registrare primo pomeriggio, ma mi sono addormentata perché stamattina mi sono svegliata alle 4, non ho più preso sonno, sono stata 2 ore su Netflix e mi sto vedendo la serie Jane the Virgin, è bellissima, mi piace un sacco, sono alla terza stagione e quindi niente, mi sono messa lì a guardare la serie e poi mi sono alzata verso le 7, forse non ricordo esattamente, ho fatto altro, mi sono messa già un po' a lavorare, quindi ho recuperato quelle 2 ore il pomeriggio, mi sono proprio crollata, quindi ho detto niente, mi risistemo il trucco perché mi ero truccata, sistemata e poi vabbè mi sono addormentata. Metto la pallina qui dentro, richiudo la borsa. La borsa che vi dicevo è questa qui, penso, non lo so, forse anche tra le mie preferite, cioè è veramente bellissima, è anche
anche super capiente, la sto utilizzando tantissimo in questi giorni, quindi fatemi sapere nei commenti se vi va di vedere la versione back to work con questa borsa. E niente, adesso quindi dopo aver fatto vedere la meraviglia di questa qui, che si chiama Paris, al momento non è disponibile sul sito ma lo sarà sicuramente presto, secondo me la riproporrà, e vi lascio anche un codice sconto del 15% che potete utilizzare se non avete ancora fatto acquisti dalla Belrose. Ve lo lascio qui, che è la tracollina comunque, quindi si può anche indossare a tracollo. Spero il video vi sia piaciuto, il contenuto anche, e niente, fatemi sapere se vi ho tenuto un po' compagnia e se vi piacciono questi video, così io cerco di farne più possibili. E anche su Instagram sono tornata a pieno a fare diversi video, contenuti, consigli, beauty. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, ditemi la vostra, parliamo un po'. E ci vediamo alla prossima. Ciao!